Dopo il primo bambino nato a Faenza nel nuovo anno, ma in realtà forlivese al 100%, ieri mattina è nata Martina, la prima bambina per Annalise Marco e la prima faentina del 2015. E come da usanza, non appena la famiglia tornerà a casa, Martina riceverà la visita del sindaco e un particolare riconoscimento riservato ogni anno per la nascita del primo nostro nuovo concittadino. Molto bene, io mi sono trovata molto bene, lì tutti gentilissimi, è andato tutto bene. Appena nata. Reazioni, chi si è messo a piangere dei due? Nessuno. Io no, non mi sono emozionato perché praticamente mi immedesimavo nel suo dolore che provava e non ho provato emozioni. Mentre invece la marcia di avvicinamento al parto, questi 9 mesi, come sono state? Bellissimi, sono stati i mesi più belli della mia vita. Ok, anche per il babbo. Sì, è stato tutto bene, emotivamente è sempre rimasta uguale, sempre col sorriso. Ballare di qua, cene di là, quindi sempre Ecco. lei. Ok, prima eravate a cambiarla, siamo ancora un po' titubanti, adesso siamo ancora un po' paura di farle male. Un po' sì, perché sono piccolini e sempre paura che... Però ce la facciamo, dai, ce l'hanno fatta Ok, tutti! chi è che si è dimostrato più pratico, il babbo o la mamma? Ma lei dice lei, io dico io, quindi vedremo il futuro. Vedremo cosa dirà la bambina poi. Martina, come mai il nome si può chiedere? Sì, io volevo tutti con la M, lui Marco, poi abbiamo un gatto a casa che si chiama Mau e quindi anche lei volevo Martina. Io faccio la diversa, Annalisa. Quindi con un gatto a casa, quindi adesso ci sarà da far conoscere Martina al Sì, gatto. infatti adesso il gatto è lì che piange perché cerca lei, cerca la sua padrona che è stata 9 mesi a casa con lei, quindi adesso la cerca e stasera gli porterò un body della bambina in modo che incomincia a annusare il suo odore così e domani quando torniamo a casa, dopo magari è un po' preparato. Che effetto vi fa avere il primo faentino nato nel 2015? Ah, io sono gasato, la gente mi riconosce, quando mi dice ma sei te quello della foto del giornale, quindi poi per me è una cosa nuova, perché io sono di Ferrara, per me questa cosa qui è nuova, però detto, mi capita proprio a me, è una cosa bella.